La città di Corigliano Rossano conserva ancora oggi delle tracce importanti della presenza ebraica nei due centri storici. Ad esempio, nel centro storico di Rossano si conserva ancora la Porta della Giudecca, che era una delle porte più importanti di accesso alla città, così come via Catiniti, che ricorda la sorgente Catiniti, dove gli ebrei svolgevano attività di tintoria delle pelli e dei tessuti, grazie al quale diedero grande impulso all'economia della città. Importante è la figura di Shabetai Donnolo, questo medico ebraico che è ricordato nel bios di San Nilo perché si diede disponibile a curare il santo. Ed è proprio vicino al quartiere della Giudecca sorge il Museo Diocesano e del Codex. Siamo nel cuore del centro storico di Rossano e il museo, oltre che luogo che accoglie le opere d'arte presenti nel territorio, si sta affermando sempre più nel tempo come luogo di incontro, di dibattito e di apertura al dialogo interculturale. Sono tante le attività svolte in questi anni e nel mese di gennaio abbiamo accolto la mostra Solo per colpa di essere nati, per non dimenticare mai. Una mostra dedicata al tema della Shoah, in cui abbiamo accolto e mescolato tra le opere del museo opere e pannelli dedicati appunto al tema della Shoah, per stimolare la conoscenza e divulgare la conoscenza di un tema storico così importante. È stato un momento davvero intenso per la vita del museo, che ci ha permesso di avviare una stretta collaborazione con le comunità ebraiche e soprattutto ci ha permesso di affermare questo valore del dialogo che vogliamo continui nel tempo.